Fiorello e il tradimento sulla bocca di tutti proprio alla regina della bellezza e della conduzione, ecco i dettagli e le curiosità. Uno tra i più importanti showman del mondo dello spettacolo odierno è proprio lui, il grandissimo Rosario Fiorello. Da qualche anno a questa parte, l'uomo insieme al caro amico Amadeus è stato la punta di diamante del Festival di Sanremo, dimostrando professionalità e talento e contraddistinguendosi da molti dei colleghi all'interno del mondo dello spettacolo. In passato, però, ha fatto una cosa davvero incredibile che ha sconvolto un po' tutti, ecco di cosa si tratta. Prima di raggiungere il clamoroso successo da comico e showman, l'uomo ha imparato a maneggiare l'arte dello spettacolo in un noto villaggio turistico, tanto da scalare la gerarchia, imparando però i valori imprescindibili della vita. Infatti, in una nota intervista ha confessato: "Non trattare male la gente, a non fare facili battute sulle signore anziane o sui signori sovrappeso. Ho sempre pensato, mi piacerebbe se al posto di quella signora ci fosse mia madre? No. Le battute è meglio farle sui potenti, su chi si può difendere." Punto. Oggi Fiorello è uno degli showman che hanno cambiato la televisione italiana e continua a brillare con il programma mattutino Viva Rai 2 che fa il pieno di ascolti. Nel corso della sua carriera, però, ha condotto il Festival di Sanremo e in passato il Festival Bar affiancandosi ad Alessia Marcuzzi e ad altri punti di riferimento degli anni 90. Rosario Fiorello, il tradimento terribile a lei, ecco di chi si tratta. Circa il passato sentimentale, in molti ricorderanno la storia d'amore nata con la bellissima conduttrice e showgirl Anna Falchi. Proprio riguardo questo, vi svegliamo un retroscena inedito che ha lasciato tutti senza parole. Per molti anni, la coppia ha tenuto nascosto il motivo dell'addio, venuto fuori solo qualche tempo fa. Proprio Anna Falchi, in una intervista ha confessato che a scatenare l'addio al suo grande amore dell'epoca è stato un clamoroso tradimento. In una intervista, ha raccontato: "Fiorello? Mi ha tradita. Il mio primo dolore d'amore. È finito semplicemente perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l'ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via." Punto. In una intervista rilasciata ai microfoni di Oggi, la donna ha confessato: "Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l'ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno. Se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto.